Buonasera. Eccoci qua. Questo è uno degli incontri personalmente più aspettati, più attesi. Fulvio Hervas, alla mia destra, e Francesco Gasparini, più in là. Gasparetto, che è colui che questa sera modererà la serata. Questa è la storia, potrei dire, di un viaggio. Un viaggio di un padre e di un figlio, che raccontano la storia di una vita. In realtà il viaggio forse è l'inizio di una vita. La storia di un figlio che è autistico e che con il padre affronta un viaggio. È stato via 2 mesi, girando l'America, il Guatemala. Una storia molto avvincente, molto commovente. E succede sempre nelle famiglie in cui tutto sembra a posto, tutto sembra ordinato, tutto sembra perfetto, che a un certo punto capita un imprevisto che, come dire, scombina quello che io avevo in testa di fare. La storia di questo libro è la storia di una speranza, di una vita che vale la pena di essere vissuta. Sempre, qualsiasi sia la difficoltà che si intravede, qualsiasi sia la condizione. Per cui noi volevamo come amministrazione offrirvi questa possibilità di ascolto di questo libro, affinché tutti conoscano e sappiano di più che cos'è l'autismo e che rapporto si può stringere con un figlio o con un amico o con un conoscente che sta vivendo questa difficoltà. Quindi io ringrazio Fulvio Hervas di essere venuto qui questa sera in questa calda caule. Ringrazio Francesco che stasera modererà. Indico a tutti il banchetto dei libri che è qui alla mia sinistra come sempre. Spero e sono convinto che molti di voi alla fine del racconto vorranno farsi autografare il libro da Fulvio Hervas che è qui presente. E sono convinto che la serata di questa sera potrà provocare in voi qualche domanda, qualche curiosità, tale per cui Fulvio, credo, sono certo, sarà ben lieto di rispondere. Buona serata a tutti e buon ascolto. Buonasera a tutti, buonasera a Fulvio Hervas che è qui con noi. La prima domanda sembra molto scontata e forse lo è. Questo è uno di quei libri che un po'... si dice che i libri la vita non la cambiano, no? Gli scrittori dicono così, però in questo caso è un po' uno di quei libri che cambia la vita sia per chi lo legge, perché insomma almeno intravede una storia che spesso è vicino di casa, delle nostre case, ma in realtà spesso si tende a non voler vedere, e anche per chi lo scrive, perché insomma poi nel 2012 questo libro è stato eletto miglior libro dell'anno dalla trasmissione Fahrenheit di Radio 3, che è un po', come dire, penso il premio più bello tra i premi che ci sono, perché è proprio quello dato ai lettori. Sì, buonasera. Oh, fa caldo veramente, cioè siete, non si scherza. Poi viene la brezza, però voi che siete di Carlo, sta già arrivando benissimo. Ottimo. Allora, un po' sì, nel senso che io intanto sono un insegnante, sono un insegnante di chimica e di biologia, quindi non sono un insegnante di letteratura. Poi ho una figlia di ormai 25 anni che fa l'ingegnere ambientale, che spero poi insomma faccia l'ingegnere ambientale, e scrivo da 12 anni, scrivo soprattutto gialli, in gran parte ambientati nel nord-est. E quindi stavo insomma tranquillo col mio giro di amici e di lettori e di storie che insomma che amo raccontare, in gran parte storie legate al territorio veneto, perché voglio raccontare questo bel territorio che invece stiamo demolendo con molta abilità. Veneto è una terra bellissima, ma noi ci stiamo mettendo d'impegno perché la stiamo affettando in varie aree. Quindi io voglio raccontare un bel territorio e che rimanga memoria di un bel territorio. Quindi io stavo tranquillo facendo queste cose e mi arriva una telefonata da una persona che conoscevo, che era il mio ex dentista, che mi dice: c'è un signore che tu non conosci, io abito in Strana, abito in un paesino vicino a Treviso,
e mi dice: c'è un signore di Castelfranco, quindi un altro paesino della Marca Trevigiana, che ha fatto un viaggio con un figlio, ha fatto un viaggio straordinario, per dire, complicato, insomma, e lo vuole raccontare, no? E lo vuole raccontare e vuole che tu gli dia una mano per metterlo a posto, per costruirlo. Poi vi dirò però qual è l'obiettivo vero di questo racconto. E io accetto, perché sono una persona curiosa, accetto di andare a Castelfranco. Vedo un signore, un bell'uomo, chi l'ha visto in televisione sa di cosa sto parlando, un bel signore, insomma, molto molto affascinante, che mi mostra un computer, apre un computer, mi fa delle foto di viaggio dove io vedo un bel uomo e un bel ragazzo e non capisco perché mi abbia chiamato. Però lì per lì penso, come sapete come accade, che siano i soliti turisti stronzi, permettetemi, che vuole, insomma, è stato a Caorle e vuole la didascalia delle foto del viaggio, ma insomma mi scomodi per queste cose, no? E poi in realtà, mentre lui mi fa vedere queste foto in questo bar in Castelfranco, io vedo Andrea e lo vedo da, non da scrittore, lui non mi ha agganciato come scrittore, e poi su questo vorrei tornare. Lui mi ha agganciato perché c'era un ragazzo stravagante dentro questo bar, in piedi, punta di piedi, con le mani per aria, una testona di capelli, che disegnava delle cose nel cielo. Io non capivo cosa facesse con le mani e io sono rimasto a bocca aperta. Ho fatto: porca miseria, ma da genitore, da insegnante, non da scrittore. E allora lui mi guarda, capisce che non ero interessato alle foto che mi ha fatto vedere, che dalle foto non si capisce quale fosse la condizione di Andrea. Lì invece l'ho visto e lui mi guarda e mi dice: ecco, ho fatto un viaggio, ma con questo popò di figlio, che è un ragazzo autistico, che è una delle pochissime volte in cui questo padre mi dice che suo figlio è autistico. E lui lo chiama Andre, non è nulla, non è la sua malattia, è suo figlio che è diverso. Allora io capisco lì che quell'uomo ha una bella storia da raccontare, e accetto che lui venga a casa mia per 11 mesi, tutti i venerdì mattina, che è il mio giorno libero da scuola, dalle 8.30 alle 13.30, è venuto a casa mia a raccontarmi questa storia di questo viaggio. E da lì naturalmente è cambiata un po' la mia vita ed è cambiata in parte anche la sua. Beh, è cambiata anche perché noi oggi siamo qui, però per te cos'è la 200esima presentazione? 230, insomma, non è male. E, insomma, se ne dicono tante di cose nelle presentazioni di solito. Il tuo è un libro veramente molto particolare perché riesce a toccare delle corde anche nel pubblico, insomma, no? Anche se uno non lo ha letto, però la storia l'ha sentita, insomma, per la televisione, per YouTube e tante altre cose. E allora una delle domande, immagino che, insomma, ti avranno anche stancato queste presentazioni, ti chiedo: cosa ti hanno lasciato addosso in questi 2 anni, insomma, di presentazioni, e anche cosa lasceresti indietro invece? Beh, allora, tutto è partito, insomma, nel 12 aprile dell'anno scorso. È uscito il libro, ma già aveva avuto un mese prima un grosso battaggio pubblicitario. Il Panorama aveva dedicato una copertina a questo padre, a questo figlio, non l'aveva messo lì. Che non accade mai, la mia è una piccola casa editrice che non ha i mezzi per poter comprare la copertina di Panorama. Invece Panorama ha mandato giù, quando ha saputo che usciva il libro, un giornalista veneto che è Lorenzetto, che è un vicentino veronese, ha letto il libro, le bozze del libro in realtà erano le bozze di stampa, perché la casa editrice manda ai giornalisti le bozze di stampa, e lui ha letto la storia, gli è talmente piaciuta che ha detto: no, voglio anche vederli, voglio raccontarli, voglio avere un rapporto fisico, no, reale con queste due persone. Va a Castelfranco, gli succede quello che è successo a me, vede Andrea, si innamora, resta colpito e fa non una recensione del libro, che già saremmo stati felici, fa quattro pagine di racconto della storia e manda le foto che ha fatto a questo papà, a questo figlio a Castelfranco. Il direttore Moulet, il direttore di Panorama, che era appena cambiato a pochi mesi, decide: basta tette e culi in copertina, mettiamo storie vere, mettiamo una persona vera, mettiamo un rapporto vero, basta finzione. Decide di mettere, poi è stata una copertina che ha scatenato l'interesse generale, ha ricevuto migliaia di mail, diciamo: così si fa giornalismo, non robe finte, vita,
affetti, relazioni, difficoltà, facciamo vedere che cos'è la vita, no? E allora lui decide di mettere la foto di un padre e di un figlio seduti su una panchina, no? Ed è successo l'inferno, è successo che esce il giovedì e il venerdì mattina la casa editrice è travolta dalle telefonate e quindi si buttano sulla storia le Iene, si butta la Bignardi, c'è un contatto con Fazio, tutti vogliono raccontare questa storia. Guardate che è bello ma è triste anche, nel senso che è contemporaneamente bello e contemporaneamente triste, perché la televisione mostra solo le storie confezionate, la vita vera raramente arriva così di getto sul palcoscenico, molto difficile. No? Quindi c'era anche questa anomalia, cioè una storia che viene dalla strada, un libro già pronto che sarebbe comunque uscito e che è arrivato sui grandi, poi ne hanno parlato quindi chiaramente i giornali, Franco è andato in televisione, poi è andato anche anche Andrea, no? E ha fatto sì che si parlasse poi di autismo. Quindi sono stati in realtà 15, 16, 17 mesi ormai di giro per l'Italia, abbiamo girato entrambi l'Italia, abbiamo incontrato veramente decine di migliaia di persone, parlando di questa storia che in realtà è una storia di un forte rapporto di un padre e un figlio, cioè se uno la toglie all'essenziale, no? È la dimostrazione che anche quando è molto difficile, è sempre difficile avere un rapporto con un figlio, chi è genitore lo sa, quelli che dicono che è facile avere un rapporto con i figli sono degli imbroglioni, mentono a se stessi e mentono agli altri. I rapporti con gli esseri umani sono sempre complicati, perché siamo complicati, che siamo pieni di variabili. Gestire un figlio bene è una cosa complessa, lo dico da insegnante, faccio 30 anni insegnante, so cosa vuol dire quando entri in classe e vedi quelli che hanno avuto amore che è efficace, quelli che invece per molti motivi non hanno avuto l'amore efficace. Quindi è la storia semplice, tutto sommato è una storia semplice che ha scatenato un sacco di effetti, quindi abbiamo potuto toccare una parte d'Italia che legge, che sta dietro le storie, che è una bella parte di questo paese, che c'è una parte culturale in questo paese, quindi non siamo tutti quanti che giocano a rimpiattino, ma c'è gente che legge, che pensa, che immagina, che è piena di immaginazione, di entusiasmo, gente che ci ha raccontato le proprie storie, a centinaia. Io ricevo mediamente 3 storie alla settimana di gente che vuole che io racconti altre storie di questo tipo, che non farò più perché non voglio speculare sul dolore, è andata così, ma non avevo nessuna idea, poi vi dico qual era l'idea di questo libro, no? E abbiamo trovato un sacco di gente che è venuta lì, che ci ha abbracciato, che ci ha detto voi fate uscire già figli, genitori con ragazzi con disabilità, che ci hanno abbracciato. Mi ricordo una donna, una signora qui a Udine, che è venuta con un ragazzo autistico veramente complicato, molto più complicato di Andrea, che è venuta, ci ha abbracciato dicendo questo libro mi porta fuori dalla terra di nessuno, perché da quando c'è questo libro, c'è la televisione che ne parla degli autismo, il mio vicino di casa guarda mio figlio con occhio diverso. Guardate che è una cosa banale se ci pensate, potremmo senza bisogno della televisione guardare tutte le persone che hanno difficoltà con occhio diverso, spontaneamente, per il semplice motivo perché siamo umani, perché essere umani significa riconoscere l'altro, no? Molto spesso non lo facciamo, non perché non c'è la televisione, perché noi abbiamo i famosi neuroni a specchio che non sono lucidi e non sono lucidati, bisogna lucidarli per riconoscere l'umanità, no? Allora non ci riusciamo, allora questo libro ha anche permesso di vedere un po' meglio l'umanità. Abbiamo ricevuto, Franco ha ricevuto, dopo l'uscita in televisione, ha ricevuto in 3 giorni 13.000 mail, neanche il Presidente della Repubblica, no? Di famiglie, di persone che dicevano bisogna parlarne, fate bene, parlatene, perché anche un piccolo colpo di luce su questo mondo complicato, complesso, su cui bisogna ancora lavorare molto, serve. Quindi insomma, da un lato, poi quello che vorrei lasciare indietro è la fatica, perché sono stati 15-17 mesi di grande fatica personale mia, di Franco, io continuo a insegnare, per cui ho dovuto fare tutti i venerdì, sabati e domenica in giro per l'Italia, a scuola, e poi insomma partivo venerdì in pomeriggio e tornavo la domenica sera da 15 mesi a questa parte. Senti, tu dicevi appunto, già parlando di Franco, di Andrea, anche per chi li ha visti in televisione, insomma sembrano due attori, poi tra un po' ci sarà anche un film, loro non saranno i protagonisti, però voglio dire, sono perfetti. Andrea è bellissimo, ha anche un modo di fare, per quanto difficile, tutto sommato simpatico,
perché insomma già abbracciare le persone, toccargli la pancia può essere fastidioso, ma indubbiamente strappa un sorriso, certo. Insomma, e insomma è una, come dire, è una sorta di storia perfetta, tra virgolette, quella che ogni autore vorrebbe avere tra le mani, e però poi tu non, come dire, non tradisci, no, Stucchi come ispettore, nel senso che anche qui un po' semini degli elementi che comunque ti tengono attaccato alla pagina fino alla fine, e che insomma anche forse poi la storia che in un certo senso si narra da sé, cioè non si sa mai cosa succederà domani, aiuta anche a uscire alla fine. Allora ti volevo proprio chiedere questo, cioè quando uno si è trovato in mano una storia così perfetta, che fatica ha fatto? Cioè come tu hai interiorizzato la storia, come l'hai messa poi su carta? Beh, una storia, è una storia difficile da raccontare, tutte le storie vere, cioè insomma, chi si occupa e chi sa, insomma, chi legge, chi è un attento lettore, sa che insomma, scrivere vuol dire fare fiction, vuol dire inventare, le storie vere sono difficili da raccontare. Allora, se uno volesse fare la prova, e prova a raccontarsi a fine giornata la propria giornata, scopre che raccontarla pienamente è molto difficile, perché ti scappano una quantità di cose. Allora, raccontare la vita, anche quella vera, presuppone sempre fare delle scelte, presuppone condensare molte cose. Allora, il narratore cosa aveva? Un fluido, no? Un viaggio che si muove da sé, no? E doveva calibrare gli elementi perché fosse distribuito in maniera leggibile, narrabile, e perché non ci fosse retorica, perché non ci fosse piagnisteo, perché non ci fosse speculazione sul dolore, perché dovesse essere una storia comunque leggera. Non abbiamo raccontato una malattia, abbiamo raccontato un viaggio di un padre con un figlio. Allora, io credo che qualcun altro avrebbe invece fatto un po' più di sofferenza, ma perché proprio a me? Perché che cosa significa questa malattia? Franco invece è uno da questo punto di vista molto positivo, no? È uno che è convinto che nella vita si possono ricevere dei numeri molto bassi. Un ragazzo con autismo è un numero basso oggettivamente, ma che con i numeri bassi puoi fare comunque una partita, puoi giocartela. È uno di quelli che è convinto che piangere è una risposta umana importante. Un giorno si piange, due giorni ancora, 100 giorni a piangere è una pessima strategia. Lamentarsi è inutile dopo un po' di giorni, è un atteggiamento umano che non porta a nessun risultato. Fate la prova e non avvicina nemmeno gli altri, non aiuta nemmeno gli altri ad avvicinarsi. Quello che aiuta, io faccio questo, ti mostro quello che riesco a fare, se tu sei umano lo riconosci, e se puoi e se vuoi mi dai una mano, ma aiutami. Facciamo fatica a dare un 50 centesimo quando troviamo un mendicante, aiutami, ci dà spesso fastidio. Allora questo reso un romanzo non era facile, tanto che a novembre dell'anno in cui ho deciso di scriverlo, prima telefono a Franco e poi dico alla mia casa editrice: non voglio finirlo questo libro, ci vuole troppa energia per renderne una bella storia scritta, magari già una bella storia narrata. Ricordate una cosa che spesso la dimentichiamo: se non ci fosse stata, ma questo vale per tutte le storie, se non ci fosse stata una storia scritta, sarebbe diventata questa una storia, un ricordo. Nemmeno le fotografie mantengono il ricordo. Guardate che è un'illusione. Quando mettiamo via 100 fotografie, fissano frammenti della nostra esistenza. Cos'è che mette via l'informazione? La parola scritta, magari l'aiuto del cinema che costruisce una storia, ma se no diventano ricordi che sbiadiscono, e non c'è niente di più aleatorio del ricordo. La gente è convinta a ricordarsi tutto, la mente non fissa le cose, è un'illusione. La mente rielabora perché noi cambiamo, e i ricordi cambiano, ricordiamo in maniera diversa, ricostruiamo i sogni, li ricostruiamo ogni notte. Non c'è nulla di permanente in noi, nulla di strutturato, ricostruiamo. Allora era una storia che quando lui viene a raccontarmi era finita, e quindi una storia finita me l'ha raccontata come poteva. Io l'ho raccontata sulla base della mia sensibilità, ovviamente, sulla base delle mie capacità narrative, per cui metterla insieme poi si è rivelato più difficile di quello che pensavo. Ho creduto di non farcela, dico a Franco, perdonami Franco, avevamo un accordo tra gentili uomini, ma non ce la faccio. E poi invece è successo che, forse un segno del destino, ho messo a posto in camera di mia figlia un
una specie di tapparella, perché io sono un disabile manualmente, quindi salgo sulla scrivania di mia figlia, c'è questa tapparella di legno che non scende giù perché si è rotta la corda, mi arrabbio perché sono io che dopo un po' si arrabbia, prendo la rincorsa, voglio, dico adesso ti do quattro pugni, ti sfondo, casco dalla scrivania, mi rompo un piede e sto a casa da scuola 17 giorni, 18 giorni. Allora capisco che forse era un segno in qualche modo, mi faccio 15 ore al giorno su questo libro e dico a Franco, dai, forse ce la facciamo a portarlo alla fine, ma è stato molto faticoso. Senti, tu prima dicevi, a proposito di quali erano le aspettative, dicevi poi ci arrivo, poi lo spiego. Allora, spieghiamolo un po', nel senso che questo è un libro che è un libro, una storia, ma sono mille storie, perché c'è la storia di Franco, di Andrea, che partono in moto, c'è la storia poi di chi lo legge, che secondo me ognuno si fa la propria storia, e poi c'è anche una, c'è la storia di come tu hai incontrato Franco, ma poi c'è anche la genesi editoriale, che non è mica facile da spiegare, no? Perché tu fino a prima scrivevi gialli, per cui insomma metterti a fare una cosa, come dire, un po' diversa spaventa, no? È una sfida. Certo. No, la cosa bella, perché è chiaro che questo è stato un libro molto venduto, insomma, è stato tradotto.